Mi sembra bello, cioè non abbiamo ancora visto molto, però i padiglioni fuori sono bellissimi. Cioè, poi si vede che c'è gente che comunque piace. Aspetto di divertirmi in primis e poi sicuramente di vedere cose nuove. Che sia divertente e non si faccia tanta fila. Mi aspetto di vedere belle cose, il più cose possibile. Mi aspetto di vedere tutti i padiglioni, aprirmi un po' alle culture di tutti i paesi e scoprire cosa hanno da offrirmi. Beh, io ci sono già venuta, spero di divertirmi come l'ultima volta e per ora non ho ancora visto molto. Io speravo di imparare qualcosa da questi padiglioni e di scoprire un po' quello che ci circonda nel mondo. Anch'io speravo di trovare altre cose, altre città, trovare altri paesi, conoscere altri paesi e le loro culture. Mi aspetto di fare molta esperienza, assaggiare nuovi sapori e moltissime altre cose, conoscere nuove culture. Mi è sembrato molto divertente. Che cosa hai trovato più interessante? Cosa ti è piaciuto? Mi sono piaciuti i padiglioni e mi sono piaciuti mi è piaciuto il cibo. Allora, com'è andata questa giornata Expo? Bene. Come mai? Perché ci siamo divertiti molto, abbiamo imparato molte cose. A te com'è andata? Beh, abbastanza bene, abbiamo visto molti padiglioni, abbiamo conosciuto la cultura di molti posti. Cos'è che ti ha interessato di più? Il padiglione di Israele per il metodo di irrigazione che hanno adottato. A te? A me quello della Russia. Perché? Perché c'era un bar con il ghiaccio, fatto tutto di ghiaccio. A me è sembrato molto bello, molto istruttivo, perché abbiamo imparato le varie culture dei paesi ed essendo molto grande è stato anche molto divertente. Anche a me è molto piaciuto perché ci sono i padiglioni di molti stati e quindi si vede la differenza fra le varie culture del mondo. Quale fra questi padiglioni ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto molto la Germania perché utilizza la tecnologia per insegnare alle persone il tema di Expo e quindi secondo me è uno dei più belli. A me è piaciuto molto Israele per il metodo innovativo di irrigazione del deserto. Brasile. Come mai? Per quella enorme corda che mi è piaciuta molto. Secondo te qual è lo spirito di Expo? È molto vivace. Vi è venuta voglia di viaggiare girando per questi padiglioni? Sì. Dove te ne andresti? Me ne andrei in Germania. Io in America. Come mai in America? Perché la tecnologia è più avanti rispetto all'Italia e poi ci sono città molto grandi e divertenti. E da grande che vuoi fare? L'ingegnere. Vuoi lavorare in Italia o ti è venuta voglia di viaggiare? No, viaggiare molto, anche perché fare l'ingegnere, boh, magari si possono avere diverse sedi, quindi si fa un po' dappertutto. Girare un po' il mondo. Esatto. Ti hanno affascinato queste nuove tecniche, nuove tecnologie per la produzione di alimenti? Abbastanza, sono molto innovative e credo che io non ci sarei riuscito a inventarle. Qual è secondo te lo spirito di Expo? Bah, quello di, diciamo, garantire del cibo per ognuno e di far capire, diciamo, i paesi e le idee dei vari paesi nell'agricoltura e nell'alimentazione. La terra ce la farà? Spero di sì.